Buon pomeriggio a tutti, sono le 14:15, oggi è il 4 di agosto e devo innanzitutto scusarmi per la lunga assenza. La settimana scorsa è stata una settimana estremamente impegnativa alla Camera, abbiamo avuto il famoso decreto che viene chiamato dignità, ma insomma l'abbiamo chiamato Di Maio, o meglio ancora decreto disoccupazione. Sono state giornate estremamente impegnative, siamo stati in aula praticamente dalle 9 alle 22 tutti i giorni e nella pausa pranzo naturalmente c'erano le riunioni delle commissioni, quindi materialmente non ce l'ho fatta a fare le dirette. Ne ho fatta una soltanto direttamente dall'aula di Montecitorio, ma poi non sono riuscito a metterla sul sito né a fare nient'altro. Diciamo, tutto il lavoro di post-produzione è stato impossibile. Quindi torniamo, diciamo, alle vecchie abitudini. Appunto sabato nel pieno di agosto, tra l'altro è una settimana caldissima e anche la mia ultima diretta prima della pausa estiva. Diciamo, oggi è sabato, quindi concludo con questo appuntamento, ma poi ci rivedremo naturalmente tra qualche settimana quando le cose saranno ripartite. È mia intenzione continuare ad avere questo appuntamento quotidiano, appunto, salvo poi i casi nei quali materialmente non ce la faccio, ma non so che cosa ne pensiate voi. Per me è stato un grande arricchimento, un grande conforto anche poter leggere i vostri commenti. Molti di voi poi mi hanno scritto in privato, per cui ci siamo poi trovati. Abbiamo discusso di varie cose. Trovo che sia un modo estremamente efficace per raggiungere molte persone in un modo semplice. Diciamo, questa è una delle buone cose della tecnologia. Quindi ci rivedremo. Come al solito, vi chiedo di pigiare sulla solita freccetta dove leggete condividi. Io poi, appunto, metterò questo video sì su YouTube e sul sito Ivan Scalfarotto. E poi, naturalmente, il video resterà su questa pagina Facebook per chi vorrà vederlo più tardi in giornata. Poi, come ho detto, vi lascio liberi e lascio me stesso libero per qualche tempo, ma insomma, ci vedremo più avanti, verso la fine di agosto, direi. Però ci tenevo a raccontarvi un po' di come è andata questa settimana. Io, peraltro, ho fatto qualche intervento in aula, probabilmente li avrete visti, uno breve di 5 minuti proprio durante la discussione del decreto. Un altro l'ho fatto invece ieri mattina, è un pochino più lungo, lo trovate anche su Facebook, l'ho postato questa mattina. Perché lunedì e martedì ci saranno ancora lavori in aula perché abbiamo due decreti in sospeso, sempre decreti legge del governo. Uno riguarda la cessione di 12 motovedette alla Libia e l'altro riguarda invece l'accorpamento o le modifiche di competenze di alcuni ministeri. E io sono intervenuto appunto ieri mattina su questo accorpamento tra il ministero, diciamo al Ministero dell'Agricoltura, delle competenze sul turismo. Devo dire subito che ho picchiato duro, lo dico anche per coloro che pensano che noi non stiamo facendo l'opposizione. Ecco, mi piacerebbe che voi vedeste questo video per vedere che stiamo facendo opposizione, altro che se non la stiamo facendo. E ho picchiato duro perché, diciamo, questo accorpamento delle competenze del turismo sull'agricoltura non ha veramente nessun senso. Io credo che stesse benissimo dove era con il Ministero della Cultura, e proprio se si doveva spostare, si poteva spostare al Ministero, dello Sviluppo Economico, magari, perché il turismo è sicuramente una grande industria nazionale. Ma l'accorpamento con l'agricoltura, è vero che c'è, l'agriturismo, come dico io, il Ministero dell'Agriturismo. Poi mi dicono che è una battuta irriverente che non devo fare, ma in realtà appunto di questo si tratta. E quindi è vero che c'è l'attività agrituristica ed è vero che l'enogastronomia è una parte importante della nostra economia, però se dietro a questa idea c'è di creare un polo per il Made in Italy sul Ministero dell'Agricoltura, era giusto che qualcuno ricordasse che le nostre esportazioni di agroalimentari sono il 10% di tutte le nostre esportazioni. La meccanica esporta tre volte tanto, per intenderci, esportano di più la moda, che esporta per 66 miliardi, l'agroalimentare 41. Il chimico farmaceutico esporta più dell'agroalimentare, per cui è vero che l'agroalimentare è una voce importantissima, ma non si capisce perché il turismo vada appunto col Ministero dell'Agricoltura. Tra l'altro, il valore generato dall'industria turistica è pari a tre volte quello generato dal settore agroalimentare. In realtà, la ragione per la quale si è fatto questo accorpamento è che il ministro Centinaio, Ministro dell'Agricoltura, è un appassionato di turismo, anzi è un tour operator. Lui ha lavorato al Club Mediterranee per alcuni anni ed è attualmente il direttore commerciale di un'agenzia di viaggi. Se non è un conflitto di interessi questo e se non è una legge ad personam questa, mi chiedo
quale sia. Quindi che cosa hanno fatto? Perché Centinaio si vuole occupare delle cose di cui si occupa, secondo me in chiaro conflitto di interessi, spostano tutte le competenze di un ministero, il Ministero della Cultura, le competenze del turismo e le portano sul Ministero dell'Agricoltura. Veramente non si capisce, tanto valeva nominare direttamente Centinaio Ministro della Cultura e del Turismo. Invece hanno fatto il contrario di Maometto e la montagna. Invece di far andare Maometto, cioè Centinaio, al Ministero della Cultura e del Turismo, hanno spacchettato il ministero e spostato queste competenze, come se non ci fossero cose più urgenti da fare in Italia. Quindi il video è su Facebook, se volete vederlo, lo trovate lì. Durante la settimana però ci siamo occupati appunto di questo famoso decreto disoccupazione, un decreto che ha sollevato un'enormità di perplessità anche da parte di tutte le imprese per mille ragioni. Sapete, ha reso molto più rigidi i contratti a tempo determinato, favorendo, secondo noi, il fatto che le persone perderanno il lavoro o che torneranno al lavoro nero. Ha colpito indiscriminatamente tutte le delocalizzazioni delle imprese, quindi non soltanto quelle predatorie, cioè quelle fatte al fine di prendersi gli incentivi pubblici e poi lasciare per la strada, le persone, ma anche quelle delocalizzazioni che sono, per esempio, dovute al fatto che l'impresa vuole aprire uno stabilimento produttivo in un altro paese, senza depauperare la presenza in Italia. E quindi tutto questo dà luogo a quello che ho detto anche nel mio intervento in aula, al fatto che gli investitori italiani, gli investitori internazionali stanno scappando dall'Italia, dice, stia creando un grande turbamento, una grande instabilità, una grande incertezza, stia facendo venire meno la fiducia diciamo, dei mercati e degli investitori rispetto all'Italia. Questo sarà un grande problema. Avete visto che lo spread... Eccoci qui. Qualche problema di rete? Dicevo, avete visto appunto che Repubblica apriva con questo titolo ed effettivamente gli investitori stanno scappando. Ci sono stati dei momenti importanti durante la discussione, alcune questioni che l'opposizione ha posto e anche alcuni tranelli come, che si fanno in aula nel quale la maggioranza è caduta. C'è stato un emendamento di Forza Italia che provocatoriamente chiedeva l'introduzione del reddito di cittadinanza e poiché non c'erano coperture il Movimento 5 Stelle ha dovuto votare no al reddito di cittadinanza. C'è stato un emendamento di Liberi e Uguali che proponeva il reinserimento, la reintroduzione dell'articolo 18 che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto di volere e invece è successo che il Movimento 5 Stelle ha votato contro la reintroduzione dell'articolo 18, dimostrando che il Jobs Act va loro benissimo perché lo hanno lasciato così com'è. C'è stato un altro momento importante quando la maggioranza ha bocciato l'emendamento che prevedeva il prolungamento delle facilitazioni della decontribuzione per l'assunzione dei giovani al sud. Quindi molti parlamentari appunto delle regioni del Mezzogiorno si sono molto lamentati in aula perché diciamo, il governo non ha voluto rifinanziare questa mossa importante, questo strumento importante che ha consentito e dovrebbe consentire ancora di più in futuro di avere maggiori assunzioni di giovani nel Mezzogiorno. Quindi sono state giornate convulse. Io devo dire che poi quello che fa il governo è che quando poi produce un provvedimento come questo che non funziona, che sta creando perplessità nel mondo imprenditoriale, ma anche in tutte quelle persone che non si stanno vedendo riconfermare i contratti, il governo lancia poi dei palloni, dei ballon d'essai per distrarre l'opinione pubblica. L'ultimo è stato quello di ieri del ministro Fontana che avrete sentito, ha detto aboliamo la legge Mancino, cioè aboliamo la legge che in Italia punisce la xenofobia, l'antisemitismo, il razzismo. E io poi mi chiedo, come lo definite uno che vuole abrogare una legge contro il razzismo? Insomma, secondo me si definisce da solo. Poi, naturalmente, questa cosa ha occupato le prime pagine dei siti, distraendo l'attenzione da questo decreto, appunto, così claudicante che è stato approvato, ma poi, come abbiamo visto, all'interno del governo si sono rimpallati la questione e pare che non se ne farà più niente. Insomma, vi devo dire, vi lascio per questa pausa estiva in una situazione secondo me molto preoccupante perché appunto il governo, diciamo, le differenze che ci sono tra le parti, tra le due parti, tra Lega e 5 Stelle, stanno emergendo sempre di più. Come avete letto sui giornali di oggi e come dicevamo prima, ci sono delle questioni, delle grandi questioni economiche che andranno affrontate molto presto
io credo che saranno grandi nodi, grossi nodi che verranno al pettine. C'è una concezione proprietaria dello Stato che questa maggioranza sta dimostrando. La vicenda di Marcello Foa, il presidente della RAI, anzi il non presidente della RAI, quello designato alla presidenza della maggiore azienda culturale italiana, che è stato, non è stato accettato dal Parlamento e che, come dire, se n'è fregato sostanzialmente dicendo: ma a me che mi interessa del Parlamento? C'è una. Io mi immagino che cosa sarebbe successo se Matteo Renzi avesse imposto un presidente della RAI non votato dal Parlamento e per di più il padre di un suo collaboratore. Io penso che tutti i giornali italiani sarebbero usciti fuori con grandi, come dire, urli, ululati alla luna, e invece, tutto sommato, andiamo avanti così. Il mio impegno per la ripresa sarà naturalmente di stare sui provvedimenti di economia. Noi avremo appunto la nota di variazione al DEF, avremo la legge di bilancio che arriverà in aula. Noi saremo molto, diciamo, determinati nella nostra opposizione. Naturalmente in queste settimane ci saranno le feste dell'unità, per cui probabilmente ci vedremo in giro per l'Italia. Aggiungo ovviamente che nella stagione autunnale che arriva ci sarà il congresso del PD e quindi anche lì ci sarà da prendere delle importanti decisioni, perché è vero che i gruppi parlamentari stanno lavorando molto bene, ma è vero che il partito, io credo, abbia bisogno ancora di fare un lavoro importante, di individuare una nuova leadership. Come sappiamo, avremo un nuovo segretario prima delle elezioni europee, che sono anche un appuntamento estremamente importante. Quindi, diciamo, prendiamo un pochino di fiato, di ossigeno, durante le prossime settimane. Io voglio davvero augurare a tutti voi un buon riposo, ricaricate le batterie. Vi voglio ringraziare moltissimo per l'attenzione che avete rivolto a queste dirette, che appunto spero siano state uno strumento utile. Mi ha fatto moltissimo piacere conoscere moltissimi di voi. Ci rivediamo tra qualche settimana, diciamo un paio di settimane più o meno. E niente, grazie di tutto. Ricordatevi come al solito di condividere pigiando la freccetta se siete in diretta, oppure di farlo se doveste vedere questo video più tardi. Buone vacanze a tutti, a presto, ciao!